Sono qui per dirvi perché Potere al Popolo è contro la legge regionale sull'uso del suolo. Siamo in completa opposizione a questa legge regionale perché sostanzialmente annulla la pianificazione e l'urbanistica. Quindi per potervi spiegare perché questa legge è dannosa, vi devo dire che cos'è la pianificazione. La pianificazione è quel mestiere che ci aiuta a rendere più funzionali le città, perché definisce dove vanno allocati gli edifici, dove vanno allocate le attività, sulla base anche degli usi, contraddittori che possono avere alcune funzioni. Cioè mettere una scuola vicino a un inceneritore, vi rendete conto che non funziona. Ecco. Questo fa il piano, decide dove insediare, gli edifici, dove insediare le zone produttive, come ci si muove all'interno della città, quindi tutta la rete autostradale, ed è ovviamente un piano significa prevedere per il futuro come la città si evolverà. E quindi la pianificazione dà un orientamento. Perché non definisce edificio per edificio, quante finestre e i decori, ma definisce queste macro strutture. La regione, con questa nuova legge, in realtà ha eliminato il piano, perché non è più al piano comunale decidere quali sono gli edifici da costruire, le zone da rigenerare, quali sono i comparti urbani da rivedere, ma delega completamente alla negoziazione tra l'ente comunale e i privati cosa si andrà a costruire volta per volta. Quindi viene a cadere completamente il principio della previsione e quindi di vedere, di creare una visione della città in tutta la sua sistemicità, perché gli elementi sono collegati. Se uno costruisce una strada, cambiano i flussi. Se uno mette un'industria da una determinata posizione, lì intorno a quell'industria si verranno a costituire tutta un'altra serie di servizi. Quindi se noi anziché creare questo piano, che deve avere una lunghezza anche di determinati anni, perché la città non si trasforma e non si costruisce in un attimo, significa che noi operiamo progetto per progetto. Quindi non siamo neanche più in grado di prevedere quelli che sono gli impatti né ambientali né sociali di questo piano. E quindi procediamo un pezzetto per volta e quello quindi che viene a regolare la città sono gli investimenti che di volta in volta si presentano e sappiamo che dietro gli investimenti in realtà ci sono degli operatori privati con dei capitali e il loro, diciamo, obiettivo non è quello di rendere la città più bella perché più giusta, perché soddisfa un bisogno di residenza piuttosto che un bisogno di attività produttive o piuttosto perché c'è davvero bisogno di alcune strutture ricettive o commerciali. In realtà lo scopo di quel progetto lì è nel suo piccolino di rendere profitto, quindi andando a creare un comparto che nel tempo produce una sua rendita immobiliare, che nel momento in cui tu la vai a vendere ti ha creato il profitto. Che poi questa struttura che tu vai o a rigenerare o far ex novo ci possa davvero servire, questo non si può neanche determinare perché tu non hai un piano di riferimento. Un altro elemento importante di questa legge è che anche attraverso lo strumento che dicono della rigenerazione, quindi di andare a, come dire, migliorare la struttura esistente, della città, in realtà anche qui vengono a decadere quelle che sono tutte le regole minime di costruzione di una città, perché una città gli edifici non li puoi costruire a caso. Molti anni fa sono state definite delle leggi che definiscono, per esempio, le distanze minime tra gli edifici, le altezze massime, le cubature massime. Perché se in una determinata zona c'è un'incidenza troppo elevata di costruzione, significa un'incidenza troppo elevata di persone, devi avere anche poi di fianco i servizi per supportarlo, la mobilità necessaria per poter gestire il flusso delle persone che ci abitano.
Invece con questa legge, attraverso i processi di rigenerazione, si può andare in deroga a tutta una serie di regole minime, regole indispensabili per creare delle città salubri, perché la distanza tra gli edifici minimi, questa distanza minima non è stata inventata a caso, ma perché tra gli edifici deve poter continuare a entrare la luce, ci deve essere abbastanza distanza per poter entrare l'aria, e quindi queste città che per tanti anni noi abbiamo costruito anche con una certa pazienza, con una certa coerenza, si verrebbero a disgregare, perché a qualsiasi tipo di comparto tu puoi aggiungere delle cubature, puoi costruirci una gettatura che esce fuori, perché intanto tutto questo è permesso. In più, oltre ad andare in deroga alle regole minime dell'edilizia, vengono dati anche degli sgravi fiscali per le persone che costruiscono. Ma ovviamente questi progetti e queste agevolazioni non sono diretti ai piccoli proprietari che hanno la piccola casetta, che si vogliono mettere a posto o che vogliono riammodernare anche in senso, diciamo, più ecologico. Ma in realtà queste cose attraggono i grandi investitori, che spesso si accaparrano dei grandi comparti urbani che magari per anni sono stati abbandonati, si sono degradati, e quindi a un certo punto il comune dice: ah, diamole ai privati, così lo rivitalizzano, lo rimettono a nuovo e l'aria non è più degradata. In realtà noi spesso perdiamo uno spazio pubblico, perdiamo dei servizi, perdiamo delle attrezzature pubbliche che ci appartengono e che potrebbero contenere tutta una serie di destinazioni d'uso che rispondono a dei bisogni, piuttosto che invece a delle richieste di mercato, come ad esempio quello di costruire gli alberghi. Ormai tutte le città si vedono sottrarre tutta una serie di edifici pubblici, proprio che vengono svenduti ai privati per fare centri commerciali, a volte che poi vanno a danneggiare i piccoli commercianti della zona. Ma noi sappiamo che ad esempio tutte queste strutture saranno anche destinate ad entrare in crisi. Le vediamo spesso che aprono e poi chiudono. E ovviamente anche questo modo di gestire la città ha delle grandi ripercussioni su quello che è i cosiddetti cambiamenti climatici, che sono già qui e ora, perché la pianificazione non riguarda solo la città costruita, che ovviamente ha un elemento estremamente importante, che è la mobilità. La mobilità, soprattutto su ruota, ha un'incidenza enorme sulle emissioni. Quindi riuscire a gestire una città attraverso una mobilità e attraverso un grande investimento sul trasporto pubblico significa incidere enormemente su quello che sono i possibili cambiamenti climatici. Ma la pianificazione riguarda anche l'uso del suolo agricolo, dove tu vai a cementificare e dove invece dovresti lasciare il suolo naturale, perché il suolo naturale ha la capacità di assorbire l'acqua. Questa è la grande risposta alle grandi alluvioni, oltre che la manutenzione, la rimessa in ordine di quelle che sono gli argini, ma soprattutto di incrementare la superficie permeabile, perché così assorbe l'acqua. Invece il cemento in realtà la fa scorrere, senza poi tener conto che spesso non è accompagnata dalla manutenzione di tutti quelli che sono i nostri servizi, i servizi anche di fognatura e via dicendo, perché vi rendete conto che un progetto nuovo, che sia di rigenerazione o che sia una struttura nuova, è un progetto che ha una capacità di generare reddito superiore alla manutenzione. La manutenzione è labor intensive, ha bisogno di molta manodopera. E su lì, certo, ci si sta lucrando assai, ma sulla ricostruzione e dove ci sono dei materiali può lucrare molto di più, soprattutto perché si sa che l'Italia è la nazione del cemento e dell'acciaio, e guardate caso le grandi opere sono soprattutto delle grandissime colate di cemento, una quantità di acciaio incredibile,
Ed è per questo che su questi materiali si mette, diciamo così, si favoriscono tra l'altro tutta una serie di aziende che ovviamente producono quei materiali, e su questi si può lucrare molto di più, anche perché poi ci sono delle gare d'appalto e dei contratti che esulano, diciamo così, dall'ordinaria amministrazione e sui quali cominciano poi a innescarsi tutta una serie di procedure anche di corruzione, di senza contare che appunto quando queste opere, che spesso come il MOSE, scusate, vengo da Venezia, ma ne siamo testimonianza che non ha passato neanche la valutazione di impatto ambientale, viene comunque costruito. Qualcuno ci ha pagato delle mazzette e assai. Questa legge regionale è devastante perché appunto viene da una delle regioni che invece è sempre stato un modello incredibile e italiano e internazionale, e quindi questa farà strada, e quindi non è solo un pericolo per l'Emilia Romagna ma per l'Italia tutta.